Capodanno e i petardi esplosivi sono vietati e comunque vada accostano, quindi il modo più facile, elementare e veloce per fare casino è questo, il boga. Questo è il boga. Questo è il mio boga, che ho verniciato un po' così in stile militare, utilizzando una foglia di papaya che ho messo sopra. All'interno, come potete vedere, c'è una latta con tanti buchi da 8 mm e di latte ce ne sono tre. Le latte sono le latte dei pomodori o fagioli. Ce n'è una qua, ce n'è una qua, ce n'è una qua. Quindi arriviamo più o meno a qua. Ora, la prima latta ha tanti fori, tanti in circolo e casuali, un po' fatti alla buona. La seconda latta ha il tappo con un foro grande così, da 30 centimetri circa, e tanti altri fori più piccoli attorno, che è la camera proprio di esplosione. La terza, anche quella, tanti fori fatti in maniera più o meno casuale, a una distanza di 2 centimetri l'uno dall'altro, 2, 2 e mezzo, sono state attaccate assieme con lo scotch americano, cioè questo, con lo scotch americano sono state attaccate assieme le tre latte, anche perché all'interno di questo tubo, questo è un tubo in cartone che mi avanzava di quando mi hanno spedito il telo del proiettore, quindi questo è metà del tubo, l'ho tagliato a metà perché era molto più lungo, lungo il doppio. Per fare adattare bene le latte ho dovuto scocciarle un po' in maniera che va dentro all'incastro e si bloccano qua, ok? Arriva a filo qua perché questo tubo finisce qua, il tubo finisce qua. In più, vabbè, mi avanzava della colla cianacrilica tipo l'attac e su tutto il bordo esterno l'ho incollato così da rendere il cartone duro, che non si rompe e che tiene lì le latte in posizione, ma comunque sono dentro a pressione giuste giuste. Questo è niente, una bottiglia in plastica, che era questa del Clorox, che è un detergente antibatterico per il bagno, che io ho tagliato, infilato dentro e poi ho scocciato con lo scotch americano. Come funziona? Dunque, tutti buttano dentro l'alcol, però loro hanno usato un tubo in PVC molto più corto del mio, molto, la metà del mio. Buttano dentro dell'alcol, agitano, quello per disinfettarti le mani, tanto per intenderci, agitano, lo fanno rotolare un po' e poi nel tappo hanno messo l'accensione piezo degli accendini, e quindi cliccando fa la scintilla di qua, innesca la fiammata e avviene l'esplosione all'interno delle camere, che poi esce al di fuori producendo un bel suono, un bel boom, quello che sentite adesso ogni tanto, che sentite nei miei video. Io non amo aspettare troppo, non amo il click lì degli accendini, perché ho questo e questo fa già il suo click.
click. Questo butta fuori gas. Se io tengo premuto poco, esce il gas. Guarda caso, è proprio anche della sua misura. Quindi io premo un pochino, riempio di gas e poi fa il boom. Adesso l'ha fatto poco perché ne ho messo dentro poco di gas. Ora vado in strada lì, e vi faccio sentire cosa succede se ne metto dentro tanto. Eccoci qua, questo Boga filippino, filippino Italian style, little Italian style, con il gas lo riempio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi sparo. Questo è il mio Boga. Boga filippino. Boga filippino. A gas. Felici. Carton. Paper. Plastic. Cloro. Latta. Tatlo. Video su Italy, Italian people construction this last year. Prossimo anno costruitemelo anche voi, costa poco e fa un baccano della Madonna, mi fa male l'orecchio. Cannone! Una cannonata! Thank you.
Ma cosa succede se ci metto una cosa in punta e poi faccio scoppiare? Fatta la secchione. Pomili la mangina con carga d'onda. Oh, e mi pao sta volendo una bella. Tu lo fai niente ai 50. Oh, non sarà un po', la gente. L'ha messa dentro proprio. Sera. Ce ne vuole un'altra. No, oh, quella lì della coialare, Robby, per mettere la pianti. Dopo ci metti questo. Quindi lo riempio un po' di gas.
tappo. Lo riempi ancora un po'. Prendi la mira. Porca puttana. E se facciamo il paracadute? Fatto due buchi, messo due pezzi di plastica e più o meno a questa distanza, un pelino di più, taglio. Poi ho preso un sacchetto, l'ho tagliato così. Due pezzi di scotch. Uno di qua e uno di là. E ho fatto il paracadute. Che butto all'interno, lascio fuori come qualche altra già volta ho fatto, lascio fuori, ma che te lo dico a fare, lascio fuori la parte che in teoria dovrebbe prendere l'aria e fare aprire il paracadute, in teoria, perché speriamo non si brucia al momento dell'esplosione. Andiamo a provarlo. Quindi lo riempio. Il gas. Viva Paolo, ho detto punta la cameraman. Cameraman! Sì, amigos. No good, drug con plastic. Broken. Si è rotto il paracadute. Drug con plastic. Sul tetto. Ce l'ho sul tetto di casa adesso. Sono i pezzi che cadono. Si è distrutto il paracadute, si è distrutto. Andava lasciato più all'interno, ma poi ci vuole una plastica più robusta. Ah. Power Robby, Filippine.